Bentrovati su Per Sempre News con il secondo appuntamento di Liberamente, la rubrica nata in collaborazione con Federica Trincone, psicologa del Centro Clinico Espressione di Napoli. Il mercoledì proveremo ad aprire una finestra sul mondo della psicoanalisi affrontando i vostri temi. Espressione, infatti, ha messo a disposizione la propria mail per chi desidera un parere psicologico. Sono tante quelle arrivate anche in forma anonima al centro clinico, i temi sono tanti e forse la pandemia ha dato quella scossa in più per avviare un discorso. Federica, a te la parola. Allora, ci ha scritto una ragazza di 23 anni dicendo di essere sempre triste e arrabbiata. In particolare, però, fa risalire tutto ai suoi 15 anni. A 15 anni è stata fidanzata, la relazione è durata 6 anni, però aggiunge subito che i suoi genitori non hanno mai approvato questa, relazione. Li descrive infatti come persone fortemente tradizionaliste, appunto che non la lasciavano vivere. Sostiene che le abbiano trasmesso un forte senso di colpa perché le ripetevano sempre di non poter avere rapporti sessuali prima del matrimonio, proprio per motivi religiosi. Magari ci fermiamo già su questa prima parte perché la lettera è lunga. Ma sembra una storia ad altri tempi. È possibile invece ritrovarsi oggi con un tema così quasi ancestrale? Sì, diciamo che può essere anche esplorato il suo rapporto con la fede. In realtà però è importante come l'ha vissuto lei, come tiene poi dentro di sé quelle che potrebbero essere delle contraddizioni, ad esempio piacere sessuale e proibizioni, ma soprattutto il rapporto con i suoi genitori. Si tratta infatti di una loro eredità, un'eredità che le fa conflitto rispetto alla sua spinta di crescita, quindi si tratta di un conflitto molto più ampio. Mettiamo in luce infatti un punto, Federica, un punto cruciale, cioè che ogni storia è diversa. Con liberamente noi intendiamo liberare il pensiero, di chi pensa di essere lontano dalla psicoanalisi, ma che sente dentro, forse un desiderio di darsi delle risposte. Cerchiamo di capire ancora qualcosa. Sì, lei continua dicendo di lavorare in un bar come cameriera e pochi mesi fa ha incontrato questo ragazzo e lo sta frequentando di nascosto perché è un amico del suo ex storico. E lui vive fuori città, quindi si sono incontrati poche volte. L'ultima volta che è tornato a Napoli non le ha scritto. Si è fatta sentire lei, gli ha dato appuntamento, ma lui le ha dato buca. A questo punto poi fa anche una piccola digressione perché le torna alla mente un altro episodio simile. Un altro ragazzo a cui ha dato appuntamento l'ha aspettato senza mai che arrivasse. Ad ogni modo lei ci scrive perché vuole sapere se richiamarlo questo ragazzo e sta pensando anche di confessare questa frequentazione al suo ex storico, perché dice tanto noi siamo in buoni rapporti e lui sta per sposarsi. Quindi la lettera termina così, con questa notizia di questo ex in procinto di sposarsi. La parte finale forse deve essere il trampolino per te, per capire qualcosa. Ci spieghi ancora? Sì, perché vuole sapere qualcosa di quest'ultimo ragazzo, però è curioso che proprio ora si stia chiedendo se confessarglielo. Quasi verrebbe da dire, ma per chi sta male veramente? Altro dettaglio poi, anche perché ricordiamoci che all'inizio della lettera lei ha scritto che non poteva avere rapporti sessuali prima del matrimonio, non conosciamo la loro vita sessuale in questo senso, però ora c'è un'altra donna e che per giunta questo ragazzo sposerà. E poi altro dettaglio importante è quel paragone che lei fa tra quei due episodi simili. Quando infatti le persone si accorgono che c'è una ripetizione nella loro vita, possono iniziare ad interrogarsi, cioè possono iniziare a capire in che modo sono implicate in tutto questo. La ripetizione è quella che spesso ci spinge a dire capitano tutte a me.
Invece c'è qualcosa di personale in questo. Possiamo parlare della seconda mail intanto? Allora, ci ha scritto una madre di 40 anni, è sposata, ha due figli, un maschio di 9 anni e una femmina di 7 anni. Le è stato diagnosticato recentemente un trisma, cioè una contrazione muscolare dolorosa alla mandibola, e in tutta la lettera riporta tutti i suoi sensi di colpa per il fatto che dedica poco tempo ai suoi figli. Lavora infatti fino alle 5 del pomeriggio ed è la madre ad aiutarla. Il rapporto con la madre viene sottolineato spesso, ad esempio dice io sono apprensiva con i miei bambini come lo era mia madre con me. Per fortuna poi aggiunge un dettaglio molto importante, perché dice che quando lei aveva 7 anni fu portata dalla madre da uno psicologo per le balbuzie insorte a seguito della nascita del fratellino. Beh, è un tema molto frequente questo, molto attuale. Sì, soprattutto quando nasce un fratellino possono succedere cose simili. Qui è interessante il fatto che porta un sintomo alla bocca e ovviamente fa riferimento a quel suo vecchio sintomo che ha a che fare sempre con la questione orale. E quindi insomma sarebbe opportuno approfondirlo. Dice François Dolto una cosa molto importante, che le difficoltà vissute ad una determinata età possono influire sul figlio quando poi raggiunge la medesima età. Ricordiamoci infatti che in questo caso la figlia ha 7 anni, quindi probabilmente la signora potrebbe star rivivendo qualcosa di importante di quei suoi 7 anni. Quindi appunto bisognerebbe fermarsi su questo. Noi ovviamente con Liberamente non possiamo sviscerare al 100% una questione in seduta, probabilmente lo psicoanalista avrà la giusta prospettiva per affrontare la crisi, è un termine giusto o sbaglio? Allora, possiamo dire innanzitutto che se ne può occupare. In questa sede, ovviamente, nella nostra rubrica non possiamo far altro che provare a incuriosire, stimolare le persone che ancora non sanno come muoversi nel vasto mondo psi. Quello che noi vogliamo provare a fare è trasmettere il nostro tipo di ascolto, di approccio. Sappiamo anche che scrivere è già di per sé terapeutico, però in alcuni casi naturalmente, non mi riferisco a scrivere un diario personale. Qui la cosa è diversa perché la lettera è rivolta a qualcuno e quindi speriamo che sia questo a poter fare la differenza. Grazie Federica Trincone, grazie al Centro Clinico Espressione. Per chi desidera, lo ricordiamo, farsi ascoltare o leggere nel nostro caso, c'è una mail a disposizione, info@centrocliniquespressione.it, e vi diciamo anche come scrivere il testo. Il consiglio è quello di conquistare uno spazio privato, scrivere una o due pagine di getto senza correggerlo. E grazie ancora, grazie a Per Sempre News, noi ci rivediamo mercoledì prossimo alle 17. Grazie a tutti.